Siamo tantissimi, una manifestazione importantissima, i cortei stanno arrivando in piazza e c'è un clima di grande festa ma di grande determinazione. Vogliamo portare il lavoro al centro dell'agenda politica di questo paese. Vogliamo ridare un futuro a lavoratori e pensionati. Siamo qui per inchiodare il governo alle sue responsabilità. Lavoro e reddito attraverso l'abbassamento delle tasse. Una grande manifestazione a Roma, una grande piazza dove la CISL è forte e visibile. In queste due ultime sere che precedevano questo impegno, ecco, stanno arrivando ancora cortei. Ho rivisto le cifre e veramente mi è venuto. E il nord è più 2,4, mentre una diminuzione netta è stata al sud, meno 22,7%. Cifre di una guerra che fino a ieri si consideravano delle aree protette, come i ministeri, l'Enel, le poste, la Finmeccanica, la Selex, magari sono qui sicuramente fra noi. Valtour, l'elenco è davvero, davvero lunghissimo. Ed è per questo che siamo qui. Siamo qui per reagire, i cortei intanto la piazza, nella sua piazza storica che si riprende. Mi dicono che sta entrando il corteo da Piramide, se vi girate li potete accogliere, li potete vedere. Stanno già sfilando, facciamogli un applauso di nuovo, un applauso di caloroso benvenuto e di accoglienza. I due cortei si sono in questo momento uniti, si sono ritrovati in tutti i sensi, è veramente piena della vostra presenza e della vostra energia, però siccome poi Piazza San Giovanni è grande, larga, ha varie altre strade che confluiscono, si potranno disporre tutto intorno. Iniziativa unitaria che si rilancia e si rilancia con forza per uscire dalla recessione, per riprendere la crescita e perché la recessione e la crisi economica non sia pagata da chi lavora, soprattutto da chi lavora, soprattutto da chi è più debole. Il cuore. Dunque problema, fatelo arrivare fino al palco che noi lo risolveremo, perché siamo qui non soltanto per accogliervi ma anche per assistervi in qualunque eventualità e qualunque necessità voi abbiate. Ma noi abbiamo deciso questa manifestazione per dare un messaggio molto chiaro, a nome vostro, a nome dei milioni di lavoratori e di lavoratrici che non possono essere fisicamente qui in questa piazza. Una riforma organica del fisco e riequilibrare il carico troppo alto sul lavoratore e pensionati, troppo labile sui soggetti che non hanno la ritenuta alla fonte. Una straordinaria
devo dire che è anche più bella perché siamo tutti insieme e non ci siamo per un'occasione, ma ci siamo perché da qui parte l'iniziativa, perché questo paese noi lo vogliamo salvare e lo facciamo e siamo oggi in questa piazza tutti insieme. Avendo dimostrato CGIL e CISL e UIL nell'accordo con Confindustria che noi ci mettiamo la